4 del 9 ottobre 2016. Da circa 40 minuti ho cominciato la scalata e la notte è stata fredda, non ho dormito, anche perché il mio sacco da bivacco si è bagnato subito per la condensa, quindi poi ho dormito senza niente, quindi non ho dormito, vabbè. A parte questo, il tempo è magnifico, c'è un cielo stellato favoloso, non c'è nessuno praticamente su tutto il Monte Bianco e la scalata si è fatta subito abbastanza ripida, impegnativa, non difficilissima, però ad esempio adesso ho superato una parete di ghiaccio, perché era ghiaccio vivo, quindi a due picozzo ho dovuto usare, perché sennò era impossibile. È stato abbastanza rischioso ma molto affascinante. Questa parete di ghiaccio supererà sicuramente i 50 gradi, sarà stata lunga quasi più di 100 metri, e questa che ho dietro di me che va giù, un bel canale di ghiaccio vivo. E ora sto continuando sulla cresta. La temperatura è rimasta fortunatamente sui meno 10, meno 12. Adesso camminando, non essendoci neanche il vento, si sta molto bene. E dovrei arrivare fra un po' poi nei pressi della cresta di neve chiamata Mezzaluna, subito prima del passaggio che forse dovrebbe essere il più impegnativo, che è l'attraversamento dell'Androsace, la punta di 4100 metri. Che attraverserò senza scalare perché non ho una corda abbastanza lunga per farlo, e quindi l'attraverserò alla sua base, e da lì poi la scalata dovrebbe essere come qui, quindi non eccessivamente impegnativa. Il sole sorgerà alle 7, quindi farò 7 e mezza, quindi farò la scalata praticamente sempre nella notte, e questo è anche abbastanza affascinante. Ci sono, praticamente non si vedono neanche le città, le luci delle città, sembra di essere il primo uomo sulla faccia della terra, perché c'è un mare di nubi che copre tutta la valle e quindi non si vede nessuna luce, sembra di essere davvero su un altro pianeta. Non ci sono luci né di scalatori né di città, niente, solo la mia piccola luce. Stanotte c'è il mio piccolo fornellino per sciogliere la neve per fare il tè. E ora continuo la scalata sempre più su.